Ciao a tutti e benvenuti in questo ultimissimo episodio sulla serie di Sims 4 Parenthood. Ancora non ci credo. L'episodio 44 iniziava così, ovvero al bistrò di Oasis Springs con il tavolo dei nostri ragazzi diventati adolescenti. E questo, il cinquantesimo, l'ultimo capitolo, volevo concluderlo proprio così, sempre in questo locale, sempre a mangiare e a festeggiare, ma questa volta con tutti i personaggi della serie. Infatti, nella sala principale, all'interno, troviamo i nostri cari adulti, tutti riuniti, con anche i personaggi nuovi. Vabbè, ormai Salim non è più considerato un personaggio nuovo perché è con noi da tantissimo tempo, ma ecco anche Siara che ormai fa parte del club, anzi di questo bellissimo gruppo, si è integrata, è entrata nel cuore di molti, subito veramente l'hanno, come dire, accolta con vero piacere. E ragazzi, preparatevi perché Jay è andato a convivere con lei nella casa di Oasis Springs. Stanno iniziando questa convivenza e per essere l'inizio devi ammettere che gli piace, perché lei gli piace. Vivono una vita serena, sempre piena di coccole e effusioni, risate e poi l'uscita con questi amici. E bello, non ci sono più quelle tensioni, quello stress su relazioni serie, matrimoni, bambini, niente di niente. Ci sono loro due che si amano e si stanno appunto godendo questa bellissima relazione. Poi in questi ultimi episodi, se non mi sbaglio, non vi ho accennato poi ai miei obiettivi che mi ero prefissata con loro adulti e devo dirvi che li ho superati tutti egregiamente perché poi alla fine, ovviamente tra un episodio e un altro, giocavo anche. Tutti hanno raggiunto il vertice della carriera e hanno massimizzato l'aspirazione e poi un altro grande traguardo è aver completato comunque le case, la loro villa, quella di Williams che è stata la più grande e vabbè, l'appartamento di Gracie e Salim e poi con Jay niente perché è andata a vivere con Ciara. Quindi almeno su questo sono stata veramente tanto contenta. Mentre, dove sono i nostri ragazzi? Loro li troviamo qui all'esterno, sulla terrazza in privato, e che bello vederli tutti riuniti, con dinamiche differenti da come avevamo iniziato la loro adolescenza, perché finalmente Chloe e Chris sono insieme. Fidanzati, felici e super innamorati. Non fate caso qui al muro. Io ho tolto la porta semplicemente perché oggi mi stavano facendo impazzire. Perché questo video doveva durare pochi minuti, giusto il tempo dei saluti, ed era un continuo alzarsi. Sinceramente, i camerieri anche non ci sono, se ne sono andati, sarà un bug del momento, quindi comunque non posso ordinare niente al tavolo e allora ho bloccato la porta, cioè ho proprio eliminato la porta, ho detto salivi un po' fermi perché io devo raccontare e fare i saluti. Poi veniamo alla coppietta, loro sono stati i primissimi, troppo carini, che ci hanno fatto emozionare fin da subito e Galeotto è stato quel progetto scolastico, ma state flirtando? Oddio, siete troppo forti. E veniamo a loro tre, gli ultimi di questo gruppo. Che cosa è successo poi tra loro? Cioè, hanno anche loro un fidanzato? Chi è? Chi non è? Elena, cosa hai pensato? Perché sia a questo punto? Perché alla fine è una delle protagoniste del gruppo. Loro sono dei personaggi aggiunti in un secondo momento per fare questo bellissimo club. In pratica io vorrei lasciarvi con un finale aperto perché ci sono state delle ipotesi da parte vostra, ovvero Cassie che alla fine si sarebbe messa con Daniel, oppure Cassie che si sarebbe messa con la sua migliore amica Ana. E io invece cosa ho fatto? Sempre venendo a quella famosa serata del bullying, intanto vi mostro queste foto, a un certo punto ho visto che Daniel, di sua spontanea volontà, ha preso le mani a Cassie e ha iniziato a flirtare. E allora io in quel momento ho preso la palla a balzo perché io ero veramente molto indecisa sul da farsi, su cosa far fare alla fine a Cassie. Ho preso il controllo di Daniel e gli ho fatto scattare il primo bacio perché ho visto che la relazione rosa
era un bel po' un passo avanti. Secondo me hanno fatto tutto da soli, né mentre io stavo comandando Chris e Chloe, perché l'abbiamo visti anche alla fine di quel video. Daniel e Cassie erano molto vicini e quindi ho consentito anche io. Mi è piaciuta questa cosa e ho visto che Cassie era rimasta piacevolmente colpita da questo primissimo bacio. E niente, quindi loro hanno iniziato questa relazione. Ma perché ho detto che voglio lasciarvi un finale aperto? Perché potrebbe anche essere che Daniel, una volta cresciuto, veramente molto carino, non si aspettava l'apprezzamento e l'ammirazione da parte delle ragazze, soprattutto delle sue due amiche, e lui se n'è accorto. Chissà, potrebbe anche essere che lui adesso sta facendo il galletto, che si sta divertendo, perché comunque, come vedete qui, non è che sta facendo flirt con Cassie, quindi Anna non lo sa di quello che è successo tra loro due. Potrebbe anche essere che lui adesso si sta divertendo un po' con Cassie. E chissà, magari con il tempo potremmo anche immaginarci questa cosa, che per colpa di Daniel questa grandissima amicizia tra le due donne finirà. Litigheranno, chissà, arriveranno anche loro a prendersi a capelli. Quindi, invece che lasciare un finale scontato anche con loro due, che poi a me piacciono, sono veramente molto carini, volevo lasciarvi con questa cosa. Così, con questa trama un po' più articolata e più carina. E niente, ragazzi, come vi ho detto, questo era un video dei saluti. Io resto qui sui ragazzi. Non vado dagli adulti perché cosa stanno combinando? Aspettate, vediamo un attimo. Stanno comunque, ok, stanno chiacchierando, ma guardateli! Si scambiano infusioni, chiacchierano, si sono presi dei cocktail al bar, quindi va benissimo. Lasciamo gli adulti qui a chiacchierare e a godersi questa serata. Ah, lì la cameriera alla fine è venuta. Vabbè, non fa niente. Questo era veramente, come vi ho detto, un pugno d'appoggio, giusto per rivederli tutti quanti insieme. E io ritorno dai miei ragazzi. Eccoli qua. E in pratica io volevo ringraziarvi tantissimo, perché comunque questa serie, che è entrata in punta di piedi nel canale, perché era, come dire, un continuo di The Sims 3, perché poi, vabbè, purtroppo The Sims 3 mi ha dato problemi. Io sinceramente ve l'ho anche detto, che comunque ho avuto la conferma che niente, non mi piace, non mi prende, e The Sims 4 invece mi è nel cuore, così com'era The Sims 2. Quindi mi ha fatto molto piacere portare non solo Lorenzo e Leila qui in The Sims 4, ma ho anche voluto portare i Loveland e i Williams, che comunque facevano parte di The Sims 3, ma che io non avrei mai potuto controllare e inventarmi la trama come ho fatto qui in The Sims 4. E sono stata troppo felice che appunto l'avete conosciuta piano piano a piccoli passi e poi l'avete apprezzata e super amata, tant'è che mi avete scritto in tanti che vi dispiace troppissimo che io la sto terminando, perché comunque vi siete affezionati ai personaggi. Ah, comunque li troverete in galleria, ovviamente le famiglie al completo, non metto le coppie di adolescenti, quelli poi li prenderete voi da soli, dalla famiglia, cancellate i genitori e vi mantenete il personaggio che vi fa più piacere, però per me era più comodo metterli così, tutti in galleria, così come anche Jay con Ciara e, come dire, anche il piccolo Alex ovviamente sarà bebè. E niente, li troverete tutti quanti in galleria, anche la casa dei Williams sicuramente l'avrò già messa in galleria e basta. E mi avete anche scritto che la serie Parenthood per certi versi vi ha anche preso molto di più del gameplay principale, e io qui lo so, io sono consapevole di questo. E purtroppo però voi non mi ascoltate, perché quante volte nel gameplay principale io vi dico che voglio figli unici, sto abbandonando delle famiglie, oppure ho creato delle coppie gay per non avere figli, insomma, vi spiego un sacco di cose, ma voi niente, non volete ascoltarmi o capirmi, perché se io faccio certe scelte è perché voglio arrivare a un numero più umano e più facilmente gestibile di unità familiari, perché qui in Parenthood ho avuto 3 unità familiari e avete visto com'è stato bello e lineare il discorso, perché io, anche se passavo di famiglia in famiglia, c'era comunque delle linee costanti che intersecavano tutti i personaggi. Quindi io parlavo sempre in modo
logico unendo tutte le famiglie. Nel gameplay principale, a un certo punto mi sono trovata con 11 unità familiari e adesso, se non mi sbaglio, ne ho 8 attive, perché appunto creando le coppie gay e abbandonando gli altri, tipo gli ex anziani oppure la coppia aliena, ecco, sono arrivata a 8. E con la nuova generazione, con il fatto che sono figli unici, spero di arrivare a 4 unità familiari, che già si può ragionare. Però capite il perché io faccio questi ragionamenti? In modo che così anche nel gameplay principale poi potrò, come dire, creare delle dinamiche un po' più interessanti e più correlate tra di loro. Perché ragazzi, 8 unità familiari, ma come si fa a creare un discorso che vale per 8 unità familiari? È impossibile! Cioè, anche perché non sono tutti parenti o tutti amici, ognuno ormai ha una vita a sé e i gruppi si sono anche separati, perché non tutti possono essere super migliori amici. Quindi io spero, che anche adesso, per quanto riguarda il gameplay, ogni decisione che io prenderò possiate capirmi, perché lo faccio appunto per questo motivo, per creare delle storie un po' più accattivanti e più semplici da portare avanti. Allora, io vi ringrazio ancora una volta per essere arrivati fin qui e niente, non posso più dirvi nemmeno, spero che questo episodio vi sia piaciuto, ci vediamo nei prossimi, perché la serie Parenthood si è conclusa e penso proprio nel migliore dei modi. Però ci vedremo nei prossimi video per quanto riguarda il gameplay principale. Quando ho un pochino di tempo, torneranno anche Jones, perché adesso che mi sono, tra virgolette, liberata di Parenthood, sto andando a organizzare anche lì il loro quartiere per, come dire, raggiungere gli amici nelle loro case, eccetera, eccetera. E poi arriveranno comunque nuove miniserie, nuove challenge, perché ho tante cose in mente, arriverà stagioni, però vi dico anche già che le nuove miniserie comunque saranno sempre e solo composte da o un singolo sim o una famiglia, perché le cose si gestiscono in una maniera del tutto diversa e perché si curano molto di più i particolari e i dettagli, cosa che io adoro fare. E allora ragazzi, io vi saluto, vi lascio così, vi adoro tantissimo, grazie ancora per tutto e ciao! Been broken, beaten down. Tasted dirt as I hit the ground. You were there, you were there through it all. How far are you gonna go before you know what you should have known all along? Now at last I can fall into your
you know I love you, baby. I love to touch your skin, to hold you in my arms forever. That's who I've always been. I won't change my mind, no matter. Our hearts are bound by love. You're my happy ever after, the one I'm dreaming of. Babe, it's you. Stars above. Your kiss stops time, my heart pounds, baby. I need your love touch. One second away from you, I just ain't that. Like stars above, bring me closer to you. I can see clearly now the clouds are gone. Holding your hand, I feel warm and safe now. To the world outside my leopard skin, where my lungs become the ocean, and the ocean feeds my soul. The sun.